Ciao a tutti, oggi è primo appuntamento con l'update del mio bookshelf tour. Vi comunico già che si tratterà di un ciclo di video perché i libri sono tantissimi, non ve li propinerò uno via l'altro, i video, no, tranquilli, intanto li preparo e poi li scadenzio in maniera che insomma non vi venga la nausea, ecco. Allora, prima di tutto vorrei fare una panoramica. In questo momento io sono esattamente con le spalle alla mia porta d'ingresso e questo è il mio salotto. Molto velocemente vi faccio vedere quali sono le librerie che nell'arco del tempo andremo a vedere. Questa libreria è tutta dedicata a libri di genere. La maggior parte sono di mio marito, ma tanti sono anche miei. Poi c'è questa libreria muro che contiene per la maggior parte fumetti, perché mio marito è un collezionista, ma come vedete ci sono anche diversi libri. Specie questo scaffale che vedete male perché c'è la luce sopra, ma comunque non sarà dedicato oggi il video a questo scaffale. Ci sono libri sui libri, autobiografie letterarie, biografie letterarie, libri di critica, eccetera. Poi qui abbiamo fumetti e altri libri di altro genere. Qua sotto ci sono la maggior parte dei miei Philip Roth, i libri che stanno uscendo col Corriere della Sera americana. Qui ci sono i libri che mi sono arrivati con romanzi.it. Poi, se ci spostiamo, abbiamo qui altre cose che poi vedremo con calma. Qui su questa cassapanca ci sono dei coffee table book, anche questi con calma li vedremo. Questa è la libreria principale di cui cominceremo ad occuparci oggi, in cui ci sono libri principalmente di narrativa generale, sia classici che contemporanei. Qui ci sono altri fumetti, cose dedicate al Giappone. Questo è il mio mitico tavolino, quello su cui ci sono i libri in lettura o che verranno letti a brevissimo. In questo momento c'è il cartellino. Quando voi vedrete questo video, il libro sarà abbondantemente finito perché io sto registrando con una settimana di anticipo. Sto leggendo anche questo saggio sulla paura, bellissimo. Sono arrivata circa a metà e lo sto trovando veramente stupendo. Non vedo l'ora di parlarvene. E immediatamente dopo aver finito il cartellino, leggerò L'ultima fatica di Stephen King Holly. Mentre qui abbiamo La lettera scarlatta, il libro di Agostino Lombardo, il grande romanzo americano e americana di Vittorini, che invece fanno parte del mio progetto Alla scoperta dell'America. Qui abbiamo altre cose che poi vedrete, e poi ci sono delle librerie anche in questa zona. Principalmente le colonne nere sono dedicate ancora ai fumetti, ma come vedete ci sono libri sparsi in giro un po' per ogni dove. Qui sotto la televisione principalmente c'è saggistica, storia, filosofia, letteratura greca latina, qualcosa di cinema. Anche qui andremo nel dettaglio più avanti. Questo è lo scaffale dedicato a Stephen King insieme a questo. Il buchetto lì è per Holly. Qui ci sono altri libri di non fiction di vario genere. Anche qui abbiamo principalmente fumetti, ma anche libri, come potete credo vedere. Gli ultimi due scaffali invece sono dedicati alle raccolte di racconti. Comunque andremo nel dettaglio man mano che facciamo i video. Io direi che oggi, scusate la ring light, partirei dal vedere i libri contenuti nella colonna più stretta della Billy di Ikea. Queste sono le classiche Billy di Ikea, però quelle profonde. Proverei a fare tutta la colonna, spero di riuscirci, dipende un po' dalla batteria, che mi assista la batteria della macchinetta, e perché sembrano pochi libri, ma in realtà ci sono due o tre file su ogni scaffale. Quindi direi di partire. Ora smettiamo di tremare perché passo la videocamera al cameraman e così smettiamo di tremare, credo proprio. Allora, direi che possiamo partire da questo scaffale. Non vi ho detto prima nell'introduzione che ovviamente i libri che ho oggi in casa sono la fotografia di me ad oggi. Non ci sono tutti i libri che ho letto nella vita perché tanti li ho letti dalla biblioteca o perché mi erano stati prestati da amici e parenti. Di tanti libri mi sono nel tempo liberata, quindi diciamo che questa è la fotografia dei miei libri ad oggi. Sono divisi per casa editrice, all'interno della casa editrice per collana, all'interno della collana per autore, ma principalmente alla fine delle finite per un gioco di Tetris, cioè più
più o meno dove ci stanno. Allora, questo sarebbe lo scaffale dedicato a Fazzi, però il primo libro che vi mostro non è Fazzi, ma è un Salani, La casa del tempo sospeso di Marianne Petrosian, che spero di leggere in autunno. Mi ispira veramente moltissimo. Li tolgo perché tanto dietro c'è un'altra fila, quindi tanto vale che li tolga. Questo è Anima di Waheed Moohad, ve ne ho parlato varie volte, vi dico già da subito, scusate tutte le pronunce, tutti i nomi stranieri che non conosco. Poi abbiamo i 5 libri della saga dei Cazalet, ho dedicato un video a tutta la saga. Poi qui cominciamo con un libro di Angela Carter, Notti al Circo, che non ho mai terminato. Sono arrivata qui perché non era il momento per questo tipo di lettura quando l'ho affrontata, ma sicuramente la riprenderò in mano. Poi qui abbiamo invece Elisabeth von Arnim con Vera, ve ne ho parlato in un video in cui mettevo questo libro a confronto con Rebecca, la prima moglie di Daphne du Maurier. Qui abbiamo John Williams con Augustus di Williams, ho letto solo Stoner. In realtà, prima di leggere questo, avrei voglia di leggere Butcher's Crossing, ma non ce l'ho. Questo è un libro che non sono ancora riuscita ad affrontare, Jacob Wasserman con questo titolo, scusatemi, è il nome del protagonista. In teoria questo è il secondo libro di un ciclo di tre, è uno degli autori più stimati da Thomas Mann, mi interesserebbe tantissimo leggerlo, ma mi piacerebbe trovare prima il primo, che non riesco a trovare se non in digitale. Lo preferirei in cartaceo, però vediamo, insomma, al massimo leggo questo e finita lì. E poi il bellissimo Villette di Charlotte Bronte, che io ho amato veramente tantissimo. Ora tolgo questi libri e andiamo in seconda fila. Spero che vediate qualcosa. Dunque, qui ci sono dei libri, la maggior parte vecchi, questo no. Questo è di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, Balene. Di Giunti, mi era stato inviato da una delle due autrici, l'ho trovato un libro estremamente godibile, molto ben scritto. Poi abbiamo L'immoralista di André Gide, questa è la vecchissima copia presa al libraccio su cui lo lessi la prima volta, ma mi sono procurata una nuova edizione che contiene anche un altro libro e un apparato critico, quindi io questo penso che lo darò via. A questo punto mi sa che faccio anche un bel decluttering durante questo video. Questo lo riporto al libraccio, mi sa. Questa è una bruttissima edizione, in realtà, di un bellissimo libro. Non ho avuto nessun problema né con la traduzione, neanche qui con l'apparato critico. Gli anni di Virginia Woolf, meraviglioso, una saga familiare però alla Virginia Woolf, è abbastanza particolare. Pirandello, Uno, Nessuno, 100.000, anche questa un'edizione piuttosto sgrausa, però questo, essendo un libro scritto in italiano, me lo tengo così com'è, non ho bisogno di nuove copie. Poi ho tre libri, Marcos y Marcos, Richard Brautigan, Pesca alla trota in America, non ho ancora avuto il coraggio di leggerlo, comunque questo uscirà come ultimo titolo per Americana col Corriere della Sera e lo vorrei proprio leggere. L'uomo dei dadi è un libro bellissimo, assurdo, pazzesco, un uomo che decide tutta la sua vita col lancio dei dadi. So che lo deve leggere a breve Alice, non vedo l'ora che lo legga e di parlarne, mi verrebbe voglia anche di rileggerlo. Questo è un altro libro messo malissimo che avevo comprato in queste condizioni al libraccio, John Kennedy Toole, Una banda di idioti, è riedito per Marcos y Marcos con la copertina bianca, lo possiedono, sono sicura, sia Alice che Elena, lo vorrei leggere con loro, sinceramente. Ovviamente non ve l'ho detto, ma in questa libreria ci sono sia libri letti che non letti. Un'altra cosa che non vi ho detto, qui, a parte i super coralli che sono in rigida, non ci sono libri in copertina rigida, perché quelli in rigida ce li ho nel carrellino che vedete sempre alle mie spalle quando faccio il video. Poi, la collana più brutta in assoluto che sia mai stata prodotta, secondo me, questa dei super classici, vecchissima, di Burr. Però ci sono affezionata a questi libri, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, guardate come ha messo male sto libro, Il ritratto di Dorian Gray e Washington Square di Henry James. Poi abbiamo un'edizione Thea di L'età dell'innocenza di Edith Wharton che vorrei anche rileggere prima o poi. Questi vecchissimi, aiuto, non ci arrivo,
vecchissimi fazzi, non li fanno più in questa grafica, erano classici. Questi avevano di bellissimo le prefazioni di Emanuele Trevi, stupende. Allora, Zadie di Madame de Lafayette, La legge e la signora di Wilkie Collins e La Daniella di George Sand. E poi, in ultimo, ho questi vecchissimissimi Einaudi. Allora, Storia del Cavaliere, io non lo pronuncio, questo, guardate come sono vecchi. La Sonata Kreuser, non l'ho ancora letto, di Tolstoj. Poi, Elsa Morante, Il mondo salvato dei ragazzini. E questo a cui sono affezionatissima, me ne avete sentito parlare un sacco, il racconto di Peu, bambina cambogiana, questa testimonianza di una ragazzina di 12 anni con i suoi cugini sotto l'egemonia del terrore dei Khmer Rossi, un libro fortissimo, una testimonianza veramente molto importante. Sono legatissima a questa lettura. Secondo scaffale, qui abbiamo principalmente Rizzoli Burr, ma non solo. Innanzitutto questo è il mio animale guida, è un Trudy che si chiama proprio, l'ha chiamato, la Trudy l'ha chiamato Selvaggia, mia figlia l'ha preso coi punti del supermercato e me l'ha regalato, quindi sta qui. Qui ci sono dei sottobicchieri che uso o come sottobicchieri o come sottocandela quando accendo le candele sul tavolo di legno. E poi qui togliamo questa candela molto buona ma anche abbastanza estiva. Poi qui di faccia abbiamo una stanza tutta per sé, libro stupendo dell'Ippocampo, in cui vengono descritti i modi in cui scrivevano e dove scrivevano tanti autori. È un libro illustrato stupendo. Ve ne ho parlato diverse volte, ogni tanto vado a rileggere determinati autori quando poi leggo i loro libri, vado a rileggere le loro abitudini qui, mi sembra quasi di sentirle più vicine ed è una bellissima sensazione. Poi partiamo da qui e partiamo subito con i non Burr. Ho tre libri di Pickwick, il meraviglioso Amatissima di Toni Morrison, Jazz, che devo ancora affrontare, e Pachinko di Min Jin Lee, una storia familiare tra la Corea e il Giappone, anche qui lo devo ancora leggere. Qui invece andiamo su Burr con La scuola cattolica di Edoardo Albinati, che sembra un libro gestibile, in realtà sono 1200 pagine, ma con la carta della Bibbia, e comunque è lui. Poi dovrò mettere tutto a posto. Goffredo Parisi con L'odore del sangue, a cui ho avvicinato, anche se in una casa editrice diversa, Andrea Tarabia con Il continente bianco, perché Andrea Tarabia parte dal libro di Parisi, in un certo senso lo riscrive o lo amplia, lo rende più contemporaneo. Li ho messi vicini per questo, ve ne ho parlato nel corso di quest'anno. Poi qui dietro altri due libri che non sono Burrizzoli, ma Nottetempo di Alessandro Ceccherini, Il mostro. Romanzo, ma su una storia vera e con notizie vere sulla vicenda del mostro di Firenze e la cronologia dell'acqua. Ve ne ho parlato inizio anno, questo l'ho letto con Lena, l'ex, la locanda dei libri, ora lettrice selvatica su Instagram, che saluto e ringrazio per l'esperienza condivisa. E poi qui dietro invece sono tutti Burr. Questi due sono due libri che mi tiro da anni e non ho ancora letto. Berlin Alexanderplatz di Alfred Döblin e L'arcobaleno della gravità. Quante volte ve ne ho parlato, non lo so, ma devo ancora trovare il coraggio. Questo lo sapete, ho amato l'esperienza di lettura di questo libro immensamente. Anne Radcliffe, Il mistero di Udolpho, libro scritto alla fine del Settecento, una delle massime esponenti del gotico inglese. Ve ne ho parlato parlandovi anche di Northanger Abbey di Jane Austen, che in un certo senso è parodia del genere, ma soprattutto di questo libro. Ci sono proprio riferimenti espliciti al mistero di Udolpho. Io mi sono divertita tantissimo a leggerlo. Poi, altri tre classiconi abbiamo L'idiota di Fyodor Dostoevskij, che io ho letto ma non in questa edizione e intendo rileggerlo quando riprenderò in mano I fondamentali di Dostoevskij, che voglio rileggere. Il meraviglioso, straordinario, stupendo, amato tantissimo, Middlemarch di George Eliot, letto qualche anno fa, e l'altrettanto straordinario, anche se estremamente diverso, Notre Dame de Paris di Victor Hugo. Poi
qui avevamo il buco per il cardellino, che è lì in lettura, Dio di illusioni di Donat Hart. Anche questo l'ho amato molto, ma vi dico sinceramente che mi sta piacendo di più il cardellino. Lo stupendo, immaginifico, meraviglioso, le fantastiche avventure di Cavalier e di Clay di Michael Sebon. E questo, anche questo è un libro piuttosto impegnativo, immagino, ma che voglio leggere assolutamente nell'arco dell'anno prossimo, di Georges Perec, La vita, istruzioni per l'uso. Terzo scomparto, Einaudi, Super Coralli e soprattutto gli ET di nuova generazione. Non sono tutti gli Einaudi che ho un altro scaffale dedicato, ma che vedrete in un altro video. Qui andrò velocissima perché ho dedicato un video a tutti gli Einaudi che possiedo, quindi proprio ve li mostrerò praticamente solo e basta. Togliamo questo, che in realtà è una decorazione natalizia, ma che serve perché non mi piace che si apra la pagina qui. Vedrete qui il primo esempio di cosa intendo io per terza fila. Allora, partiamo dai Super Coralli, Le Benevole di Jonathan Littell. Poi abbiamo, facciamo così perché se no non so più dove mettere i libri, Il Giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. Questa è una prima edizione Einaudi, l'ho trovata al mercatino, stupenda secondo me. Poi Il libro delle illusioni di Paul Auster, questa magnifica edizione, prima edizione italiana, perché io la prima volta lo lessi allora, appena uscì, di Philip Roth, Il complotto contro l'America. Poi di Chimamanda Ngozi Adichie, Metà di un sole giallo. Poi di Coetzee, Infanzia. Di Saramago, che veniva edito Einaudi quando lo leggevo, L'uomo duplicato. Non sono tra l'altro questi tutti gli Einaudi che ho, sono solo quelli di narrativa, quindi ne vedrete altri nei prossimi video, gli Einaudi Coralli intendo. Mille Lune di Sebastian Verri, vi ho parlato praticamente di tutti questi libri, di tutti quelli che ho letto almeno. Io McEwan, Cecil Beach e Goliarda Sapienza con il meraviglioso L'arte della gioia. Mamma mia, se penso di doverli mettere a posto tutti mi viene male, ma non fa niente. Allora, Paul Auster 4321, molto molto amato, non è il mio preferito, ma l'ho molto amato. Non so più veramente dove metterli a questo punto, scusatemi. Poi, questi due sono gli unici vecchia grafica che ho in questo scaffale, Mario Vargas Llosa con La città e i cani e il fantastico Tenere notte di Francis Scott Fitzgerald, che è il mio preferito di Fitzgerald. Abbiamo poi anche ovviamente Il Grande Gatsby. Vedete cosa vuol dire terza fila per me? Cioè che li metto anche di faccia per sfruttare tutti gli spazi. Michael Frank con I formidabili Frank, storia familiare nella Hollywood degli anni 50, in cui l'autore ci racconta proprio della sua particolarissima famiglia di sceneggiatori per il cinema, lo straordinario Isola di Arturo di Elsa Morante, ve ne ho parlato di recente perché l'ho letto quest'estate, e il mio amore assoluto, di cui voglio leggere tutto, lo sapete ormai, Verde Rame di Michele Mari e Tutto il ferro della Torre Eiffel, vi ho parlato anche di questi moltissimo. Poi, Bret Easton Ellis, io l'ho conosciuto leggendo come primo libro American Psycho, che però non ce l'ho in edizione Einaudi, ma in una vecchia edizione di mio marito Bompiani, e sono voluta andare, diciamo, a partire dalle origini. Quindi ho letto Meno di Zero, devo ancora leggere le regole dell'attrazione, ma voglio arrivare assolutamente quanto prima a Lunar Park, che è in assoluto il libro che mi ispira di più. Poi, qua dietro, qua sopra, abbiamo altre cose, questi sono classici. Allora, Cesare Pavese con La luna e il falò, I promessi sposi e Storia della colonna infame. Ovviamente io non l'ho letto in questa copia che è nuova di zecca, ma l'ho ricomprato per rileggerlo, ve ne ho già parlato a lungo di questo mio progetto. Charles Dickens, Grandi speranze. Io di Dickens ho diversi libri e li ho quasi tutti letti, quelli che ho in libreria, e comunque sono a buon punto con la produzione di Dickens. Ho letto 12 o 13 libri su 18, mi sembra, o 16, non mi ricordo.
ce l'ho sparso in tutte le case editrici. E poi La macchina del tempo di H.G. Wells, che devo ancora leggere, questo tra l'altro tradotto da Michele Mari. Ora vediamo di andare qui, poi sposto questi. No, anzi, è meglio che io li tolga proprio. Cioè praticamente ci metterò un'ora dopo a rimettere tutto a posto, ma ne approfitto così spolvero anche gli scaffali. Allora, qua dietro abbiamo due libri stupendi, due romanzi di frontiera, diversissimi l'uno dall'altro, che potrebbero piacere alla stessa persona, come sono piaciuti a me, ma anche no, perché sono davvero tanto diversi. Questa è Trilogia della frontiera di Cormac McCarthy, che contiene Cavalli selvaggi, Oltre il confine e Città della pianura. Ve ne ho parlato nei libri letti a luglio, perché l'ho letto a luglio di quest'anno, e il meraviglioso, meraviglioso Lonesome Dove. Stupendo, di Larry McMurtry. Lonesome Dove, che ha un seguito in Le strade di Laredo, che non ho ancora avuto il coraggio di leggere, per un motivo che non vi posso dire, ma che potrà intuire chi ha letto Lonesome Dove, ma lo leggerò. Fante fa parte del mio progetto sulla letteratura americana. Qui abbiamo questa edizione, che contiene le storie di Arturo Bandini, ovvero Aspetta Primavera Bandini, La strada per Los Angeles, Chiedi alla polvere e Sogni di Bunker Hill. Poi Libertà di Jonathan Franzen, che devo ancora leggere. Scusatemi, ma è suonato il telefono. Allora, bellissimo, straordinario, originalissimo, Trilogia della città di Kappa di Agota Christoph, che contiene Il grande quaderno, La prova e La terza menzogna. Poi ancora da leggere Quel che resta del giorno di Kazuo Ishiguro. Questo mi ispirerebbe tantissimo come lettura per l'autunno. Poi bellissimo, Una questione privata di Beppe Fenoglio, romanzo sulla resistenza, ma affrontato in maniera decisamente originale. Una scrittura di Fenoglio che io amo moltissimo. Anche questo stupendo di Natalia Ginzburg, Lessico familiare, questo lo vorrei assolutamente anche rileggere. Poi questo lo devo ancora leggere, l'ho trovato all'usato e mi ispira moltissimo, Luther Blissett, Barbara Wuming con Q. E questo, cosa che dire, Michele Mari e Roderick Dadol. Un libro scritto oggi come se fosse un romanzo vittoriano d'avventura misto tra Stevenson e Dickens, ma con il gusto e la capacità intellettuale provocatoria di Mari. È un libro veramente, veramente straordinario. Qua sotto c'è un po' di tutto a livello di case editrici. Allora, abbiamo i Burdelax, meravigliosi, quindi David Copperfield, stupendo, neanche a dirlo, e Canto di Natale. Questa edizione di Canto di Natale ve la straconsiglio se dovete fare regali a Natale, perché le illustrazioni contenute in questo libro sono veramente meravigliose. Per me è la più bella edizione di Canto di Natale che c'è in commercio in questo momento. Come vi consiglio assolutamente. Facciamo così, se no mio marito va su e giù con l'abbraccio e fa fatica. Il maestro Margherita, sempre in questa edizione di Bulgakov, che contiene dei dipinti, adesso non ne troverò neanche uno, vedrete, vediamo, li cerco, dell'avanguardia russa. È meraviglioso questa edizione. Lo voglio assolutamente anche questo libro rileggere. Questi sono a colori, bellissimi. Poi due libri di Le Comete, ecco, vabbè, due libri di Le Comete Feltrinelli, I giorni e gli anni di Uwe Johnson, due tra i libri più difficili che abbia mai letto nella mia vita. Questa doveva essere una quadrilogia, Feltrinelli ha pubblicato solo i primi due, gli altri due credo che siano nell'Orma Editore. Io ho letto solo questi due libri estremamente filosofici, ma davvero bellissimi. Poi, questi Iperborea. Allora, bellissimo cucinare un orso, veramente particolarissimo. Questo lo devo ancora leggere, ma lo voglio leggere quando leggerò Umiliati e offesi, perché Il giardino dei Cosacchi di Jan Brocken tratta del periodo dell'esilio di Dostoevskij in Siberia. Questo ve ne ho parlato quest'anno, stupendo, di Kader Abdullah, La casa della moschea.
ve ne ho parlato, non mi soffermo. Questo è uno dei libri più divertenti, ma anche eclettici che abbia letto negli ultimi anni, La vera storia del pirata Long John Silver, che è il cattivo dell'Isola del Tesoro. Questo che è un libro che è stato regalato a mio marito, non abbiamo ancora letto né io né lui, ovvero di Levi Henriksen, Norwegian Blues. Andiamo qua dietro, in cui ci sono dei libri in orizzontale, di faccia. Procediamo con Iperborea, ma nella vecchia grafica. Piccoli suicidi tra amici di Arto Pasilinna e questo autore che vi consiglio caldamente, Bambino bruciato di Stieg Dagerman, considerato il Cesare Pavese del Nord Europa per temi, per atmosfere, per riflessioni e anche per storie di vita. E questo è un suo trattatello brevissimo, illuminante, Il nostro bisogno di consolazione, che andrebbe letto una volta ogni tanto nella vita perché fa proprio bene leggerlo. Poi, qui ho delle copie un po' vintage, questo è Il grande cielo di Guthrie, anche questo romanzo western di frontiera, anche questo vinse il Pulitzer se non mi sbaglio. Qui ho La camera di Giovanni, che oggi è edito scusate che mi siedo perché faccio fatica a questo punto. Oggi è edito per Bollati Borenghieri, mi sembra, con La stanza di Giovanni. Questo è un libro storico di Daphne du Maurier, Il generale del re. Poi abbiamo, anche questo lo leggerò nel mio percorso alla scoperta dell'America, di qua dal paradiso, di Scott Fitzgerald. Questo è l'unico grande romanzo che mi manca da leggere, nonché l'esordio di questo autore. E poi un autore che non viene nominato mai da nessuno, non se lo fila nessuno, ma per me è semplicemente straordinario, Aldo Busi con Sodomia in corpo 11, ma ancora prima, cioè uno su tutti, se ne dovete leggere uno, io vi straconsiglio Seminario sulla gioventù. È un memoir, una sorta di autobiografia della gioventù di Aldo Busi. Come scrive Aldo Busi, pochi in Italia e non ne parla nessuno. È stupendo questo libro. Poi andiamo qua dietro, come faccio adesso? Non si sa. Tiriamo giù questi. Allora, qua che cosa abbiamo? Abbiamo un Bompiani, perché qui perché è giallo. Un dramma borghese di Guido Morselli, stupendo, meraviglioso, bellissimo. Oggi edito, non mi ricordo per chi, ma ve lo consiglio caldamente. E poi abbiamo la piccola biblioteca Mondadori con un libro che incredibilmente non ho ancora letto, lo sento come una grave mancanza per quanto mi riguarda, ma cercherò di colmare questa lacuna presto, perché sapete che voglio leggere i più americani possibile, Dave Eggers con L'opera struggente di un formidabile genio. Invece poi due libri che ho letto e amato, di Koshun Takami, Battle Royale. Questa è per me l'edizione più bella che è stata fatta di questo libro, la prima che è uscita in Italia. Per anni mio marito mi ha spinta, mi ha consigliato di leggerlo, finalmente qualche anno fa mi sono decisa e l'ho amato profondamente. E poi il bellissimo, non il migliore, ma comunque il bellissimo libro di Jeffrey Eugenides, Le vergini suicide. Poi andiamo sempre qua sopra. Allora, qui che cosa abbiamo? Allora, due libri editi per Meridiano Zero, le prime edizioni dei libri del mio ex fidanzato, Lola Motel, che poi è stato pubblicato invece per Feltrinelli, e Gli Intemperanti, una raccolta di racconti in cui era presente anche un racconto di Marco Archetti. E poi qui dietro ho tutta l'opera di Sciascia, non ho letto tutto, mi manca ancora qualcosa da finire. Questo per me è un libro bellissimo. Qui abbiamo le opere di Sciascia divise a seconda in ordine cronologico. Qui abbiamo, credo, a questo punto tutti i Mondadori. Devo ancora affrontare questo mattone, ma non credo che sia complesso, sinceramente. Vikram Chandra, Giochi sacri. Vorrei conoscere questo autore, un po' di letteratura indiana in generale. Questo è un autore molto letto, molto apprezzato in generale in Occidente. E prima o poi lo leggerò. Anche questo l'avevo trovato al libraccio. Poi qui cos'ho? La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo, libro bestseller, famosissimo, amato da chiunque non l'avrà letto. Qui il famosissimo William Golding con Il Signore delle Mosche,
Il meraviglioso I versi satanici di Salman Rushdie, anche questo è un libro che vorrei rileggere. Kerouac con Sulla strada, poi un libro che lessi un sacco di tempo fa, ma non mi ricordo, lo trovai complesso all'epoca da seguire, ma è un autore che vorrei davvero conoscere. Questo credo che sia il suo romanzo più importante, Il ponte sulla Drina di Ivo Andrić. Sono reperti storici questi libri, eh? Frutta e Lucentini, La donna della domenica, lo consiglio a chiunque, ve l'ho parlato diverse volte. L'amante di Lady Chatterley di D.H. Lawrence, ho provato a leggere. Allora, io in realtà questo libro l'ho letto quando ero adolescente, me lo ricordavo poco, ho provato a rileggerlo in questa edizione che avevo trovato sul mercatino, ma non mi piaceva la traduzione. Ne ho trovato un'altra edizione di Donzelli, migliore, decisamente migliore, quindi questo lo donerò, quindi lo mettiamo qui tra i libri da dar via. Non lo vendo perché è vecchissimo, però lo dono. John Steinbeck, La luna è tramontata, questa è un'edizione storica, vorrei tantissimo rileggerlo, ha un'ambientazione molto diversa dagli altri libri di Steinbeck che ho letto, perché qui siamo in Europa nel 1942 e parliamo di una fase della Seconda Guerra Mondiale. Camera con vista di Edward Morgan Foster, questo l'ho amato molto, studiato in inglese durante l'ultimo anno di liceo, poi letto in italiano. È da allora che dico che vorrei leggere altro di questo autore, mi interessa soprattutto Casa Howard e Il vecchio e il mare di Hemingway, che all'epoca non apprezzai, però vorrei assolutamente rileggere perché secondo me c'ho un'altra testa adesso. Poi qui dietro, ultimi due, Salvello con l'erede della pioggia, che devo ancora leggere, come devo ancora leggere perché suona la campana di Hemingway. Ultimi due scaffali. Allora, qui c'è questo stuccino con evidenziatori, post-it, varie cose che uso specialmente se leggo saggi, se li studio, diciamo. Qui invece abbiamo, cosa abbiamo? Abbiamo Neri Pozza Beat e qualcosa del Saggiatore. Allora, questi Neri Pozza con La costa colorata, partiamo da qui, Emanuele Trevi con Due vite, vincitore del premio Strega nel 2020. 1, 22, non mi ricordo. I Merrows di Edward St. Aubyn. Questo contiene tutti e cinque i libri di questa saga familiare molto particolare. Non importa, Cattive notizie, Speranza, Latte materno e Lieto fine. Come l'impressione che non sia lieto, devo ancora leggerli. Un giorno di David Nichols e questa meraviglia che vi consiglio, Ogni piè sospinto di Eric Larson, Il giardino delle bestie. Storia dell'ambasciatore americano a Berlino nel 1934. Vabbè, potete immaginare anche dalla fotografia di cosa andiamo a trattare, ma vi assicuro che lo si fa in maniera veramente interessante ed originale. Due libri di Daphne du Maurier, Mia cugina Rachele, che devo ancora leggere, mentre ho letto e mi è piaciuto molto Jamaica Inn. Poi, qui cosa abbiamo? Dei beat. Le osservazioni di Jane Eyre, sì, io questo l'ho letto dopo aver letto Gillespie, che vedrete dopo in Neri Pozza. In realtà questo è precedente dell'autrice rispetto a Gillespie, ma Gillespie mi è piaciuto di più, ma soprattutto questo io non me lo ricordo per niente, ma proprio per niente. Non so neanche se tenerlo o no, perché Gillespie sicuramente lo tengo. E potrei anche rileggerlo, questo, boh, mettiamolo tra i libri da vendere, va? Che poi i miei libri da vendere in realtà vanno in una sorta di pensatoio. Io li metto in camera, li impilano in camera mia e poi, dopo un po' di tempo che sono lì, vado a verificare se voglio ancora rivenderli oppure no. Questo sì, lo vendo. La passione di Artemisia di Susan Vreeland, Vita di Artemisia Gentileschi, romanzata, carino, però niente di straordinario da tenere, ecco. La cena invece è bellissima di Herman Koch. Ha, diciamo, le atmosfere, anche una storia abbastanza simile a Il Dio del Massacro di Yasmina Reza, che è anche un film stupendo, tra l'altro, anche di questo hanno fatto un film, ma questo non l'ho visto, io l'ho amato molto, ve ne ho parlato, mi è piaciuto tantissimo. Poi abbiamo questi, Il Saggiatore, Carlos Fuentes, Gli anni di Laura Diaz, scrittore messicano. Questo libro, attraverso la storia della zia, parla della storia della rivoluzione messicana, ma non l'ho ancora letto. Vabbè, Rebecca la prima moglie di Daphne du Maurier, letto due volte, consigliato per sempre a chiunque perché è bellissimo.
e Chronic City di Jonathan Lethem, un altro scrittore americano che io ancora non conosco. Abbiamo qui poi dei piccoli nel pozza, piccoli perché hanno dimensioni ridotte rispetto agli altri, bellissimissimo questo quanto l'ho amato. Un albero cresce a Brooklyn di Betty Smith, considerato un classico del Novecento statunitense, molto letto anche nelle scuole, parla fondamentalmente dell'immigrazione irlandese a New York ai primi del Novecento. Un gioiello, ve ne ho parlato diverse volte, di Leonard Zipkin, Estate a Baden-Baden. È un libro assurdo, è una specie di flusso di coscienza che parla di un uomo che va a ripercorrere attraverso i luoghi, la vita di Dostoevskij. Si sofferma in particolare nell'estate a Baden-Baden e sul problema di Dostoevskij con il gioco, con la seconda moglie e con la sua malattia, perché era epilettico. Parla della morte di Dostoevskij, ma il tutto intrecciato alla vita del narratore in Unione Sovietica. È un libro veramente bellissimo e il famosissimo La vita davanti a sé di Romain Gary. Forse il mio unico comfort book, quello che ritengo comfort book nella mia libreria. Qua dietro abbiamo un po' di roba, vediamo. Questo non lo darò mai via, La ragazza che cadde dal cielo di Simon Mayer. Parla di spie inglesi durante la seconda guerra mondiale. Non lo do via semplicemente perché ci ha disegnato sopra Daphne quando era piccola, e al di là del fatto che non voglio vendere un libro così rovinato, per me è un ricordo, quindi lo tengo. Bello, è carino, niente di straordinario, ma carino. Ecco qui i Gillespie di Jean Harris, storia gotica, per me bellissimo. Io questo lo voglio rileggere assolutamente. Poi, Io Monna Lisa di Natasha Solomons, forse più famosa per i Goldbaum, la saga familiare. Questa invece è la storia di Leonardo da Vinci, praticamente, ma vista dagli occhi di Monna Lisa, il quadro proprio. Un bel esperimento, io l'ho apprezzato veramente molto. Poi La nemica di Brunella Schisa, che ho trovato all'usato, devo ancora leggerlo, non l'ho ancora letto, ma io fondamentalmente l'ho comprato in quanto bimba di Lady Oscar quando ero piccola. Questa è la storia della nemica, di colei che fu responsabile dello scandalo della collana di Maria Antonietta, e niente, storia che è raccontata nel cartone animato, benissimo, insomma lo voglio leggere fondamentalmente per quel motivo lì. Stupendo, Shantaram, ve ne ho parlato fino a farvi sanguinare le orecchie, col suo seguito che è L'ombra della montagna, che prima o poi mi deciderò a leggere. Shantaram l'ho letto e amato, eh. E poi questo bellissimo, Il canto di Mr. Dickens di Samantha Silva, non è vero, anche questo è un comfort book. Io l'ho amato veramente, veramente molto. Tratta di Dickens mentre sta scrivendo Canto di Natale. È bellissimo. E poi vabbè, non c'è bisogno di aggiungere molto. Via col vento di Margaret Mitchell. Bellissimo, soprattutto in questa edizione. Ultimo scaffale per oggi. Andiamo qui sotto. Abbiamo un po' La nave di Teseo, un po' Big Sur, un po' Voland, un po' Sellerio, Guanda, un po' di roba. Allora, partiamo da qua sopra. Qui abbiamo i Voland e abbiamo Crono Rifugio di Georgi Gospodinov, che devo ancora leggere, ma voglio leggerlo al più presto. Qualche Amelino Tomb, Il gene dell'assassino, per me bellissimo. Anticrista, devo ancora leggerlo. Sabotaggio d'amore, anche questo stupendo. L'infanzia dell'autrice in Cina, e di questi vi ho parlato proprio nell'ultimo video, Stupore, Tremori e né di Eva né di Adamo. Poi qui ci sono due La nave di Teseo piccolini di spessore, per questo sono qui, Le ore di Michael Cunningham, anche di questo vi ho parlato un sacco, riscrittura barra omaggio, non è una vera riscrittura, più un omaggio, prende spunto diciamo da Mrs. Dalloway di Virginia Woolf. Le ore era il titolo che avrebbe dovuto avere, diciamo, il titolo provvisorio proprio di Mrs. Dalloway. E poi questo, di cui non avevo mai sentito parlare, ma mi è stato consigliato, Tu credi che io dorma, di Luca Doninelli, scrittore italiano. È un romanzo formato da una raccolta di racconti. È un po' strano, a livello di struttura, ma veramente molto interessante. Poi di Big Sur ho solo tre libri, il bellissimo Warlock di Oakley Hall,
dire, un romanzo di frontiera veramente particolare, stanziale, che ha al centro problemi di etica, di legalità, personaggi indimenticabili, ve ne ho parlato anche di questo, ho dedicato un video a Il colore viola di Alice Walker, mi è piaciuto molto anche questo, e questo è un gioiello, secondo me, Rosemary's Baby di Ira Levin. Poi andiamo sulla nave di Teseo con Vole so Inca, Cronache della terra dei più felici del mondo, che devo ancora leggere, è uscito da pochissimo, scrittore nigeriano, premio Nobel. Ve ne ho parlato un sacco di questo stupendo, Sorella mio unico amore di Joyce Carol Oates. Di Joyce Carol Oates ancora da leggere, ma volevo aspettare che passasse l'hype del film perché non ho voglia di polemiche, voglio leggere con calma questo libro, Blonde, romanzo su Marilyn Monroe, romanzo su Marilyn Monroe, né biografia romanzata. Andiamo qui un attimo, così togliamo questi da qua sopra, sono tre libri Sellerio, Hans Fallada, Ognuno muore solo, un classico del Novecento sulla resistenza tedesca durante il nazismo e la seconda guerra mondiale. Poi Il muro di John Lancaster, un distopico di questo scrittore giornalista inglese che si svolge in Inghilterra, e il famoso barra famigerato Una vita come tante di Anya Yanagihara, a cui ho dedicato un video, come ho dedicato un video singolo a ciascuna opera di questa autrice. Io ho amato molto questo libro, se mi seguite lo sapete. Poi qui, riedizione, ripubblicazione appena uscita, ma che ho avuto una fortuna sfacciata di trovare all'usato, I saccheggiatori di William Faulkner, ultimo romanzo di questo enorme autore con una nuova traduzione. Il bellissimo e secondo me spesso mal compreso L'anomalia di Hervé Letellier, parte come un romanzo di fantascienza, ma in realtà è un romanzo che secondo me è più esistenzialista che di fantascienza. E libro che devo ancora leggere, questo non vedo l'ora, Canone del desiderio di Richard Powers. Ultima fila qua dietro, allora partiamo da quello che c'è qua sopra, qua c'è anche un po' di Garzanti, esatto. Jorge Amado con Donna Flor e i suoi due mariti. Colazione da Tiffany di Truman Capote, che voglio rileggere assolutamente, e di Vincenzo Cerami, un borghese piccolo piccolo, per me un gioiellino di cui non parla ormai più nessuno, film stupendo con Alberto Sordi, ma libro altrettanto bello. E poi qui abbiamo dei Guanda, partiamo con questi che sono di mio marito e non mi sono ancora decisa a leggere, non so se li leggerò tutti, lui li ha letti tutti, ma di sicuro voglio leggere Trainspotting, di cui so a memoria il film, ma non ho mai letto il libro. E poi non mi ricordo l'ordine, però insomma ci sono Ecstasy, sono bellissime le copertine secondo me. Porno e I segreti erotici dei grandi chef. Prima o poi li leggerò. Poi, sempre Guanda, abbiamo questi altri due che invece ho letto negli ultimi anni, direi, Nel nome del figlio, Hamnet di Maggie O'Farrell, che tratta di Shakespeare senza trattarne, parte dalla vita fondamentalmente del figlio dodicenne, di uno dei figli dodicenne morto di Shakespeare e della moglie, un libro molto poetico, il famosissimo Patria di Fernando Aramburu. Scrittore spagnolo che si occupa dei Paesi Baschi, dell'Eta, eccetera, eccetera. Quest'altro libro che qui ho trovato al mercatino, devo ancora leggere, Il volo della regina di Thomas Eloy Martinez. Poi, sempre Guanda, sì, di Isaac Singer, Schiuma. Questo l'ho letto, ma non me lo ricordo per niente. Lo dovrei leggere assolutamente. Il celeberrimo, molto forte e incredibilmente vicino di Jonathan Safran Foer. Poi, due Garzanti. Questo è Wanda Garzanti. Non ci vedo. Vabbè. Hein Potok, Daniele Letto. Lo devo ancora leggere. E Joan Harris con La scuola dei desideri. Lei è l'autrice di Chocolat. Un libro che usa gli stilemi del thriller, però è molto di più, secondo me. Ecco, con questo ho finito. Prova a inquadrare quello che io dovrò fare nella prossima ora.
Direi che possiamo fermarci qui per oggi. Andremo avanti nelle prossime settimane con la restante parte del mio bookshelf tour. Spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre, vi ringrazio tantissimo. Vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!